Ma poi non duro, non posso spazzare. Appena arriva il microfono, spero che lo detto non è più adatto. Oh, secondo me Giorgia ha perfettamente ragione. Il problema è che non è che praticamente il funzionamento, diciamo, efficiente che dovrebbero avere le partecipate contagia il comune. Viceversa è il comune, la burocrazia che contagia il funzionamento delle partecipate. Quindi in effetti l'operazione di efficienza non funziona perché, diciamo, il ragionamento che faceva Giorgia riguarda tutta quanta la pubblica amministrazione. Allora, quello che noi dobbiamo capire, secondo me, è che stiamo parlando di una delle cose più difficili attualmente che esistono, diciamo, nella cultura politica organizzativa della società di oggi. Perché sappiamo benissimo che oggi la pubblica amministrazione è in crisi, perché non è più adeguata alla realtà del mondo in cui viviamo e non è capace di adeguarsi, quindi di inventare soluzioni nuove per rispondere alle esigenze del cittadino. Allora, per ragioni organizzative, e parlo in questi termini anche perché conosco un po' la pubblica amministrazione in quanto sono funzionario regionale, ma le cose che denunciava Giorgia dipendono da un funzionamento della macchina, non ci sta un problema di cattiva volontà, c'è anche un problema a sprazzi e, diciamo, persone che non hanno buona volontà e non vogliono lavorare, anzi un problema culturale c'è di questo genere, però non è che questo è il problema. Il problema, diciamo, questa cosa nasce perché è facilitata da condizioni organizzative. Allora noi dobbiamo pensare che la pubblica amministrazione italiana è ancora, diciamo, di stampo ottocentesco, cioè è una pubblica amministrazione organizzata in modo piramidale, verticistico, che non riesce più a stare dietro, diciamo, a un funzionamento sociale che implica una enorme complessità, per cui standardizzazione di pratiche come ce n'era prima, fino a qualche decennio fa, non ce n'è più. Ogni pratica è molto complessa e richiede un'altissima specializzazione. Molto spesso la pubblica amministrazione non è in grado di dare una risposta a questo tipo di cose. Allora, io paragono il comune, la pubblica amministrazione, a una sorta di transatlantico che sta in viaggio. Questo transatlantico, se vuole accostare da una parte o dall'altra, impiega molto tempo, perché è molto grande come macchina, e su lungo il suo corso può trascinare ogni cosa. Quindi per poter, diciamo, cambiare le cose nella pubblica amministrazione italiana, in particolare in comunità, ci vuole molto tempo, perché è una macchina molto grande, molto complessa, con molte persone, che ha stratificato tutta una serie di interessi nell'arco del tempo. Quindi per poterla far andare su un binario differente ci vuole un grandissimo lavoro e molto tempo. Allora, quello che noi possiamo fare è cercare di capire che impulso può essere dato per mettere su binari più corretti tutta questa baracca che è praticamente la pubblica amministrazione. Allora, le cose che diceva Liliana, secondo me sono corrette, sono valide, nel senso che bisogna arrivare a un funzionamento più agile, per cui capacità di reazione a quelle che sono le esigenze della società più veloce, che significa però lavorare appunto per progetti, ovvero sia per obiettivi da raggiungere. Allora esce fuori un problema, per esempio, di funzionamento della raccolta dell'immondizia. Allora si mettono tutti insieme, tutte le persone che hanno buona volontà e vogliono starci dentro perché hanno competenze, perché hanno voglia di fare, e le si fa lavorare. Oggi non è così, oggi diciamo l'incarico viene affidato per consuetudine, cioè una persona che ha fatto sempre quello nella sua vita e deve continuare a farlo e che magari difende posizioni di vantaggio e di privilegio a fare quella determinata cosa e non vuole assolutamente che qualcun altro metta le mani in quello che fa. Così non si può più andare avanti, la macchina non funziona più, non può più funzionare in questa maniera. Allora bisogna lavorare per progetti e fare in modo che, diciamo, le persone di buona volontà si mettano sulle singole questioni. Poi c'è bisogno di tante cose, c'è bisogno di motivazione del personale, cioè la gente deve avere voglia di lavorare, ci deve essere il giusto incentivo, ci deve essere un premio, ci deve essere una preparazione. Il controllo della mente, perché a Vico San Pietrino, se fosse in Olanda, ti assicuro che basta un numero e ti dicono: a Vico San Pietrino il camion passa alle 8:20, alle 8:20 vedi il camion che effettivamente passa. Qui invece, siccome non c'è la pena, nessuno paga per niente, allora ce ne freghiamo di fare anche le cose più semplici. Questo è il dramma. Ma secondo me ci vogliono ancora altri incentivi. Quello che bisogna cercare, incentivi, che poi vengono spesi a pioggia. Dico, a un certo punto, se si restano, no. Incentivi validamente utilizzati. Quello che è importante, che volevo dire, è che
mi è sfuggito. No, ecco, cioè questa era una cosa che volevo dire, se mi viene in mente lo dico. Camillo. Maurizio. Camillo. Allora, io due cose sempre sullo stesso tema, però un attimo collaterali. La prima è il problema delle partecipate. Io il comune, quando io più o meno facevo il lavoro che fanno adesso loro, ebbi la fortuna di farlo quando ero molto giovane con i commissari prefettizi, quindi parliamo di 94-95, prima amministrazione Bassolino. E fondamentalmente era l'epoca in cui nascevano queste società partecipate. Il comune era una macchina colossale, prima azienda nel Mezzogiorno d'Italia con 30.000 dipendenti. Il quindi questo nasce come una sorta di escamotage, perché consentiva di naturalmente adesso ci sta il patto di stabilità, però ci sono sempre state delle maglie di un rapporto fra dipendenti comunali e popolazione, sono sempre esistite le leggi che regolano questo genere, però naturalmente nasceva per poter agire con maggiore snellezza. Dopodiché la maggiore snellezza naturalmente è un'arma a doppio taglio, perché maggiore snellezza significa gestione di tipo manageriale dell'azienda, poter fare discorsi come quelli che dice Maurizio, in maniera, se li vuoi veramente fare in maniera agevole, però significa anche che tu puoi fare chiamata diretta sulle consulenze, significa anche che tu puoi fare gestire gli appalti in maniera un attimo più allegra, all'epoca decisamente allegra. Poi adesso con l'entrata in vigore del codice degli appalti, voglio dire, è stato definito che qualsiasi lavoro che abbia ad oggetto capitale pubblico è comunque un lavoro pubblico, quindi non si può essere totalmente allegri, però puoi essere un po' più allegro nella gestione sicuramente. Però questo è un aspetto, diciamo, c'è questa cura dimagrante, da 30.000 siamo arrivati adesso a 18.000, in totale 17.000, 18.000, 15.000. Fra quello e quello, allora non è che noi paghiamo la municipalità, cioè veramente la municipalizzata, come dice Vincenzo, è un comune A e comune B, cioè è come se fosse una parte del comune, gli hanno messo una giacchetta differente. E credo che noi dovremmo fare anche un attimo attenzione su un discorso della cosiddetta valorizzazione, che adesso sappiamo bene che sono state accorpate in un'unica municipalizzata le tre aziende relative ai trasporti, per esempio. Quando si parla di valorizzazione è automaticamente una fregatura, come l'inceneritore diventa termovalorizzatore e fanno venire un tumore a qualcuno, così se si parla di valorizzazione di un'azienda vuol dire che sicuramente c'è qualcuno che finisce in mezzo alla strada oppure qualche appalto che viene gestito in qualche maniera. Quindi bisognerebbe anche un attimo capire se evitare di essere noi sponda per appunto una privatizzazione, perché poi si tratta di privatizzazioni. Io personalmente, però è un dibattito che dovremmo aprire e fare tutti quanti, pubblico servizio, sono contrario che sia privatizzato, cioè io credo che il movimento in totale, però voglio dire, siamo di fronte di centralizzare addirittura, siamo di fronte. E questo potrebbe essere un discorso che potrebbe anche essere rivoluzionario, è un discorso da farsi, perché voglio dire, di fronte a un discorso che diciamo sui trasporti, cioè il contratto di servizio, allora per essere competitivi sul contratto di servizio io accorpo le tre aziende e dico eventualmente posso anche venderne fino a un 40%, io lo traduco in stai facendo tutto questo per poter svendere quel 40%, entra un imprenditore privato il quale con i soldi di pantaloni, perché comunque il comune ci mette il 60%, si tira fuori dentro col suo 40% tutto l'utile, e l'utile notoriamente nelle aziende non si tira con quello che dichiara alla fine dell'anno, il dottore mi corregga se sbaglio, ma si tira fuori pigliandosi appalti alla ditta amica, facendo la consulenza al consulente amico, eccetera. Quindi il privato che entrerebbe farebbe questo genere di servizi. Quindi diciamo, sulle municipalizzate c'è questo fatto, e c'è anche un altro discorso che poi, per esempio, Francesca che si scusa di non essere venuta, lei ha sempre molto ribadito, c'è il discorso di non pensare al dipendente comunale come risorsa umana, ma è una persona, quindi c'è una evitare lo svilimento della figura del dipendente come persona. E veniamo all'altro punto che volevo dire, cioè il comune in questo momento non solo ha 18.000 dipendenti, che sono anche tanti, ma sono anche pochi, perché le figure professionali, tu sicuramente hai espresso bene questa cosa, tu hai fatto un attimo di età.
però le figure professionali preparate, cioè molti di questi 18.000 dipendenti sono quegli uomini in sedia che noi vediamo, bravo, fuori dalla scuola media o scuola elementare, poco scolarizzati, del tutto convinti che, cioè voglio dire che poco propensi al cambiamento del allora chi li ha fatti diventare uomini seri? Chi li ha fatti diventare? No, allora, ci colleghiamo al discorso pure dei sindacati. Quindi abbiamo un problema molto serio di carenza di competenze, io chiamo, le dico tecniche, ma ovviamente non mi riferisco solamente agli ingegneri e architetti, in tutti i settori abbiamo una carenza del comune, per quella che è la mia esperienza di rapporti prima all'interno e poi dall'esterno dell'amministrazione come interfaccia, c'è una carenza di figure professionalmente valide. Spaventosa, per cui hai che non è una cosa che dobbiamo generalizzare, per questo tornavo al discorso non svilire neanche la persona e la professionalità e dire sono tutti quanti che non, no, assolutamente ci sono persone ottime, ma io non nel comune, no, io sto dicendo in generale, non ti guardo per un fatto, ti guardo perché sei presenza. Cioè, il problema molto serio è anche questo, cioè che quei 18.000, che comunque, diciamo, le persone valide e preparate sono molto poche. Quindi il discorso è motivare le persone che ora non lo sono più, quello che diceva Maurizio, sostanzialmente come linea di indirizzo. Assolutamente combattere contro piani di privatizzazione occulti, fino ad arrivare anche a una proposta provocatoria forte, di allora io le sciolgo e ricentralizzo, perché a questo punto io posso oggi con l'informatizzazione, anche avere un'economia di scala. Se io centralizzo dei servizi, diamo un'economia di scala sicuramente, cioè io posso avere un unico servizio, ora esiste un ufficio del personale della SIA, uno della NM, uno del CUN. Sì, chiaro. Non una struttura privata e così che dice voglio sulla ufficio è come la gestione che la facciamo diventare una gestione personale, pensa che viene fatta servizio per servizio, ogni servizio sarà la sua gestione personale. È un fatto della disciplina che diceva la signora, io ho vissuto degli episodi allucinanti, cioè io quando stavo pure tu, poi ne avevi detto, uno non me lo dimenticherò mai, anche sono passati 20 anni, a un certo punto arriva un dirigente, una faccetta così, che succede? No, devo licenziare un dipendente, che ha fatto quando ha scoperto che no, violentava la figlia, cioè questa aveva vergogna di dire che doveva licenziare un dipendente, è una cosa allucinante, cioè non c'è una totale assenza, cioè, questo è un discorso però secondo me che è anche una volta, cioè, bastone e carota secondo me a un certo punto, sono anche cittadini. Il bastone non lo vogliono mai usare, cioè io mi sono litigata in passato con persone che venivano a lavorare alle 11 di mattina e però io non potevo, cioè potevo fare la segnalazione e vabbè io ho lavorato con... Che i carabinieri quando devono pigliare a qualcuno in passato, cioè se ne andavano a prendere il 27 quando questi ritirano lo stile, cioè questi vanno, cioè delinquenti che i carabinieri se ne vanno a prendere perché sanno che il 27 vanno a ritirare lo stile, insomma stiamo a questi. Questa è una realtà che dobbiamo tenere presente, ma secondo me è corretto come tipo di. Siete iscritti a telefono. Vabbè, Maurizio, quello che concludere, scusate, ma stiamo facendo un ragionamento insieme. Sì, sì. Un altro problema che abbiamo è la compartimentazione di funzioni, cioè il funzionamento per compartimenti stagni, la frammentazione che diceva delle deleghe, delle competenze, eccetera, eccetera. L'incapacità, per esempio, tante volte sono proprio assurdità, nel senso che si ha, per esempio, una competenza per l'urbanistica e una per i lavori pubblici, laddove invece le cose invece dovrebbero marciare insieme. È come questa, oppure abbiamo queste competenze dell'assessore giovane, la quale però praticamente ha poche competenze residue rispetto a politiche sociali che magari sta in mano a un altro, quindi abbiamo cose allucinanti di questo tipo. In verità bisogna accorpare e poi funzionare molto per scambi orizzontali, quindi quando c'è un progetto sul quale altri servizi possono dare una mano devono essere in qualche modo messi in rete. Una cosa che possiamo fare oltre agli obiettivi per cercare di mandare avanti una riforma della macchina comunale è fare leva su un paio di cose, anche di più, che possono consentire di mettere in moto un meccanismo di modifica della realtà. Uno può essere quello là,
di cercare di fare della reattività, cioè di fronte a un problema che emerge sui giornali, di denuncia, che viene denunciato dal cittadino, la capacità di agire immediatamente, di dare una risposta veloce a quel problema. Come dire, questo può consentire in qualche modo a traino di riorganizzare la macchina in questa maniera. Un'altra cosa che può aiutare a riorganizzare la macchina nella direzione che ci interessa a noi è fare davvero un po' di bilancio partecipato, ovvero sia di coinvolgere i cittadini e far dire a loro che cosa bisogna fare, in modo tale da essere in qualche modo obbligati a farla. Insomma, lì non c'è, anche per piccole somme, però cercare di mettere in modo un meccanismo virtuoso. Avete detto come funziona il bilancio oggi? Sì. Buonasera. Calabrese. Calabrese. Allora, la questione delle partecipate credo sia una delle spine nel fianco di tutte le amministrazioni da nord a sud, in particolare a sud, perché diciamo i disservizi purtroppo per noi avvengono quasi più frequentemente al meridione. Per quanto riguarda la questione di togliere di mezzo le partecipate o rivedere la questione partecipate, le partecipate non ci dimentichiamo che gestiscono i servizi essenziali per i cittadini, vale a dire la fornitura idrica, che è una delle nostre prime battaglie, quella della pubblicizzazione dell'acqua, che non sia mai venisse privatizzata, che è uno dei beni essenziali proprio per l'esistenza, la gestione dei rifiuti, la gestione dei trasporti, quindi sono praticamente quei servizi che sono alla base della vita quotidiana dei nostri concittadini e di noi stessi, quindi di tutti i cittadini napoletani. La questione è questa, si parla di servizi, si parla che spesso Asia non svolge, Asia è quella che diciamo nell'occhio del ciclone, è quella che svolge alle volte in maniera meno efficiente, ma alla base ci sono delle strategie politiche sbagliate. Non ci dobbiamo dimenticare che la differenziata in questo momento è il 27%, quindi il disservizio di Asia viene fuori innanzitutto da una gestione negativa dettata da un cattivo indirizzo politico dello stesso comune di Napoli. E successivamente non ci dobbiamo dimenticare che la questione della partecipata, come funziona il rapporto tra amministrazione pubblica e partecipata? C'è un rapporto di gestione della società da parte del pubblico, perché il pubblico detiene, detiene la proprietà, praticamente la quota di maggioranza della società e quindi ne è gestore, ma dopo questa gestione del soggetto pubblico vi è una vera e propria società privata. Infatti prima dicevamo giustamente c'è una SPA poi che gestisce effettivamente il servizio. SPA che ha un suo organigramma, ha un suo ufficio del personale, con un capo del personale. E in questo poi voglio ricordare una cosa che è successa nel maggio del 2014. Un intervento politico sulla nostra partecipata, che c'è stato praticamente un intervento dell'ex vice sindaco e assessore all'ambiente Sodano su ABC. È stata fatta pressione sul presidente di ABC per mandare via un manager. Ora, mandare via un manager non significa licenziarlo, ma significa proprio veramente mandarlo via, il che è peggio del licenziamento, perché le figure dirigenziali, proprio per diritto del lavoro, non hanno le tutele sindacali come ce le hanno i collaboratori impiegati normali, diciamo. La questione ha suscitato uno scandalo tremendo perché ha visto un'invasione del soggetto pubblico, ovvero Comune di Napoli, nell'azienda che è privata, benché gestisca una realtà pubblica. Allora, dove voglio arrivare con questo ragionamento? Che noi, come io mi auguro, possiamo avere la maggioranza alle elezioni e prenderci la responsabilità di amministrare il Comune di Napoli, dobbiamo fare leva sulle motivazioni. Ecco, il bilancio partecipato è una delle prime chiavi per entrare nello sviluppo di un servizio essenziale attraverso una partecipata, ma non ci possiamo sognare di far venir meno la questione partecipata. Una cosa che invece possiamo, sulla quale possiamo ragionare, però è una scelta molto coraggiosa, è quella di pubblicizzare l'azienda, ovvero far passare il soggetto privato proprio direttamente nelle mani del gestore amministrativo. E praticamente far diventare l'azienda sia come
presa ad esempio, perché non è per forza, anche la INM potrebbe essere citata come esempio, parla di diventare una vera e propria azienda pubblica, gestione diretta del comune. Però questo è questa è una cosa, è una scelta innanzitutto molto coraggiosa, ed è una cosa che possiamo eventualmente analizzare una volta che abbiamo dinanzi le cifre esatte sul costo e sulla gravosità della società partecipata sulle casse del Comune di Napoli, e vedere se potesse convenire la gestione direttamente pubblica o lasciare la gestione partecipata. Quindi le scelte sono diverse da poter prendere. La questione può essere per sommi capi può essere evidenziata, può essere possiamo trovare i problemi e cercare eventuali soluzioni, ma le soluzioni certe le avremo solo una volta entrati nella questione diretta, ovvero quando abbiamo le mani sull'amministrazione, avremo la responsabilità sull'amministrazione comunale. Chiedo scusa, noi alle 7:30 dobbiamo comprare l'acqua, abbiamo 1, 2, 3, 6 interventi, 2 minuti ciascuno, cioè Margherita, quindi 2 minuti, non andiamo. Quindi a che ora dobbiamo agevolare? 7:30. Alle 7:30 dobbiamo andare. Però noi dobbiamo andare un po' prima. Vabbè. Nell'ottica del il bilancio partecipativo è fondamentale che il cittadino entri nell'istituzione, e l'avvento del 5 Stelle nell'amministrazione di una città come Napoli significa appunto far entrare il cittadino nell'istituzione. Non dimentichiamoci che il consigliere che entra nell'amministrazione, un consigliere a 5 Stelle, è un portavoce dei cittadini, quindi è fondamentale per ogni consigliere a 5 Stelle portare la voce e monitorare la soddisfazione del cittadino. In quest'ottica il servizio fornito da una partecipata deve essere essenzialmente un servizio che soddisfa il cittadino, altrimenti va in qualche modo punito chi non riesce a dare un servizio a fronte comunque di una retribuzione di cui il cittadino si fa carico, e sostituito con qualcuno di più efficiente. E questo mi sembra una cosa talmente evidente nell'ottica di una amministrazione che non è fatta, non è pensata come aziendale, cioè per avere profitto, ma è pensata come il buon padre di famiglia di cui abbiamo sentito parlare nel nostro sogno a 5 Stelle. Ciò che diceva Vincenzo mi sembra molto interessante, perché parlava del fatto che ogni partecipata diventa affare di un consigliere attualmente, che ne fa il proprio bacino di voti. Il consigliere a 5 Stelle, che è tutta un'altra storia, che è un portavoce dei cittadini, adotta la partecipata non per farne il suo bacino di voti con tutte le conseguenze di clientelismi vari e permettere quel che si vuole in cambio del voto, ma la adotta nel senso, da questa partecipata, nel senso che la deve monitorare per restituire al cittadino il servizio di cui ha bisogno. Come portavoce dei cittadini noi dobbiamo fare che le partecipate, di cui ognuno si dovrà fare carico, diventino essenzialmente qualcuno che dà veramente un servizio al cittadino. Questo è lo scopo del 5 Stelle, dell'amministrazione che abbiamo creato. Luigi. Signori, buonasera. Ciao Alessandro. Parto con una battuta su Giorgia e gli dico: sei sfortunato perché non hai nessun consigliere in carica vicino a casa tua che sta in campagna elettorale, perché da me stanno facendo la pulizia tutti i giorni. A me stanno facendo. A Vico Sant'Eframo Vecchio, che è un piccolo, sai che è un piccolo. Quindi stanno facendo di tutto. Da me stanno facendo. A parte lui. Mi ricollego ovviamente a quello che diceva pure Liliana, diceva Giorgia sui modelli organizzativi. Ovviamente il comune non ha un modello organizzativo, non si basa sulle tecniche del Kaizen, perché lei parlava di miglioramento continuo praticamente con. Purtroppo è però difficile. Mi hanno mandato a fare un corso. Ti hanno mandato a fare il corso, ma non è applicato. Non viene applicato, non ci sono neanche le certificazioni per poterlo fare in una macchina comunale. Dovrebbe essere fatto tutto. Questo si può fare nelle partecipate e non viene fatto. Ed è un problema. Perché il Toyota Lean Production è una cosa che c'ha ormai più di 20 anni. E se non è stata applicata in Italia, in Italia l'applica un po' la Fiat, queste grosse aziende. Si può applicare benissimamente a tutte le SPA, le partecipate sono SPA. Io sono contrario comunque alla gestione
municipalizzata, anche perché dovevano essere chiuse già, appena iniziate, fu un fallimento. Comunque, io sono per la centralizzazione e per la pubblicizzazione dei servizi essenziali ai cittadini. È possibile, perché poi alla fine erano già dipendenti comunali, che sono diventati dipendenti di società per azioni, e quindi devono solo rientrare e ritornare ad essere dipendenti comunali. Come se più non sono obbligati all'obbligo della trasparenza, questa è la cosa. Sono obbligati all'obbligo della trasparenza perché i bilanci devono essere certificati, c'è tutto. Anzi, ma quello non è il problema, è che non viene rispettato, perché il sito c'è. Però poi non viene rispettato. La trasparenza sì, ma si possono indebitare, cose che il comune non può fare, quello è l'essenza. Ma io infatti sono per la pubblica, per tornare a essere esercizi pubblici essenziali, per un semplice motivo. Perché tu puoi mettere la società in liquidazione e puoi mandare gli amministratori in tribunale. Perché io la liquido, metto in liquidazione quanto amministrativa, la società per azioni, e poi fammi vedere chi è responsabile del buco di bilancio. Chi te l'ha creato il buco di bilancio? Questa è l'unica soluzione. Tu centralizzi il servizio, tuteli i dipendenti, che purtroppo, diciamo, facciamo il ragionamento buonista, non c'entrano nulla, ma le responsabilità di qualcuno sono. Da qualcuno quel buco di bilancio viene. E chi l'ha fatto deve pagare. È impossibile che non paga nessuno per creare un buco di bilancio che comunque fra comune e partecipate sono 3 miliardi e 9. Qualcuno l'ha creato il buco di bilancio? Qualcuno dovrà dire sono stato io il responsabile di questa persona, e allora lo deve accertare quindi la magistratura, è l'unico parte dello Stato che lo può fare. Questa è Giancarlo. La Corte dei Conti. Vabbè, la Corte dei Conti, ma non è che c'è un posto potere. Allora io in effetti con il mio piccolo inserimento volevo dire la stessa cosa. Cioè praticamente se noi abbiamo che una partecipata può indebitarsi e un comune no, ecco che la partecipata può fare lievitare i costi, cosa che il comune non può fare, questa è la base degli sprechi. Questo sono d'accordo con lui per quel che riguarda la centralizzazione dei servizi essenziali e quindi questo potrebbe rientrare nel programma. Poi volevo precisare quello che dicevo prima sui rifiuti, perché il servizio essenziale dei rifiuti così come è impostato comporta degli sprechi enormi. Noi paghiamo per regalare rifiuti che hanno un valore che poi rappresentano un utile per delle altre persone, e in questo senso noi dobbiamo mettere moltissima attenzione in questo fatto, soprattutto per quel che riguarda la gestione dell'umido, perché è assurdo che ASIA vada a vendere paghi somme cospicue per il compostaggio del nostro umido a ditte che poi ci guadagnano sotto, quindi una ditta privata prende dalla SIA il nostro umido, viene pagata per prendere il nostro umido e poi a sua volta viene pagata per rivenderlo da parte di noi acquirenti. Questo è un assurdo. È chiaro che il cittadino non vuole pagare delle tasse che si risolvono poi in uno spreco. E quindi anche per quel che riguarda il funzionamento delle partecipate, noi dobbiamo sottolineare per esempio che a livello della gestione dell'umido, l'umido deve entrare o nei giardini pensili oppure può essere dato alle aziende agricole, le quali sono ben contente di prenderlo, anche di pagarlo, e noi in questo modo eliminiamo una voce di spesa fortissima e quindi facciamo un discorso di riduzione delle tasse, e questo è molto importante. Collateralmente noi abbiamo un difetto, che come diceva Giorgia non c'è una buona interfaccia tra SIA e pubblico, noi stiamo creando una situazione in cui non c'è una buona interfaccia tra movimento e pubblico. Noi con la chiusura dei gazebo, con il blocco di tutti i volantini esplicativi che prima venivano dati, c'era una reattività immediata, il movimento comunicava ai cittadini tutto quello che non andava appena accadeva. Adesso ci stiamo addormentando. Noi dobbiamo fare come i dirigenti della SIA vanno condannati per fannullonaggine in alcuni casi, noi abbiamo alcuni dirigenti del movimento che lo stanno paralizzando. Noi dobbiamo criticare i dirigenti del movimento che ci tengono in una situazione di paralisi. Grazie. Luciana e poi chiude Giorgia. No, non voglio più parlare. Il telefono è girato a Giorgia. Giorgia. Vabbè, magari non ne parliamo, ritorno sempre al concetto di modello di gestione. Cioè, da un privato,
se la municipalizzata ha un'organizzazione privata, io mi aspetto efficienza e produttività, altrimenti il modello privato non sta in piedi se non è in grado di garantire efficienza e l'erogazione di servizi di qualità. Faccio un esempio, io credo che il Comune di Napoli, cioè la dimensione politica della gestione dei servizi essenziali, non abbia percezione di come funzioni, di come arrivi il servizio erogato al cittadino e se il servizio viene erogato in che modo, cioè con che standard di qualità. Il Comune ha la percezione, è andato a chiedere ad ASIA perché ASIA dal contratto di servizio è obbligata a fornire tutta una serie di report al Comune di Napoli, è obbligata a fornire periodicamente le sue performance, report che contengono i reclami. Banalmente, il Comune di Napoli, che è la dimensione politica di questa municipalizzata, ha la percezione di come vengano distribuiti i reclami provenienti dal territorio? No, parlano noi, Giorgia, questo. Ok, ma questi non lo fanno. Ok, ma io ti sto però ti sto dando proprio la percezione, cioè voi sapete che contattando la frontline di ASIA, io la contatto quasi ogni giorno, contatto la frontline di ASIA e la frontline di ASIA, per intenderci il customer care di ASIA, quando il cittadino la contatta non ha visibilità di io chi cazzo sono, cioè io posso contattarti 100 volte, ma sull'utente che paga la TAR su Giorgio della Versano, la ASIA non è in grado di tracciare, e stiamo parlando di un'azienda privata, non è in grado di tracciare lo storico dei contatti che l'utente della Versano ha realizzato da ASIA, né di mappare sull'utente il motivo per cui ti sto contattando. C'è proprio una gestione dei processi che non c'è. Io, interlocutore politico di ASIA, ho l'obbligo, in virtù del fatto che è un'interfaccia che mi mette in contatto con l'utenza, di avere la cartina di tornasole costantemente aggiornata su come funziona operativamente il servizio, la qual è la copertura del territorio, da dove arrivano i reclami dei cittadini, soprattutto i cittadini reclamano, cioè hanno la percezione che se hanno un problema sulla monnezza devono chiamare ASIA, cioè tutto questo di cui stiamo parlando quando parliamo anche di partecipate. E la ASIA ha il compito al sindaco attuale di non fare la raccolta porta a porta. È stata un'operazione che la ASIA ha fatto al sindaco De Magistris. La ASIA ha fatto un patto con De Magistris per cui loro non avrebbero mai fatto il porta a porta. Tant'è vero che ci sono i bidoni sparpagliati, diventa difficile controllare qual è che mette la spazzatura. Di impatto perché c'è una sorta di ricatto che ha avuto dalla ASIA. Allora, siamo in chiusura, ragazzi. Sì, siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Vediamo se loro hanno qualcosa da. Come lo volete stabilire? Vabbè, diciamo che l'ultima cosa a chiusura che posso dire è che spesso l'organizzazione del comune va avanti sulle emergenze e non va avanti su una pianificazione delle attività, non si programma, è una cosa proprio... E fa comodo, ma è sempre così, purtroppo è sempre così in tantissimi servizi, è così. Poi... Allora ci aggiorniamo alla prossima, Liliana. Sì. Come funzionano queste elezioni amministrative abitualmente? Funzionano 30 giorni prima dell'elezione e i primi 100 giorni e poi sono finite. Quindi queste non è che esiste una continuità. Sono 30 giorni e il arrivo farò nei primi 100 giorni. Dopo i 100 giorni è finita. Poi va tutto bene. Okay. Allora ci aggiorniamo alla prossima, un saluto dal Meetup Napoli. Ciao. Spengo un attimo.